Benvenuti a tutti, oggi siamo qui al Museo Diocesano di Salerno perché c'è stata la proiezione dell'opera My Life, Culture e Tradizioni della città di Somma Vesuviana. Io ringrazio tutti per l'accoglienza che ci avete dato qui al museo e sono qui, ovviamente non sono sola, ma sono con il regista Marco Zollo. Salve, buongiorno e grazie della proiezione in concorso con My Poi ho l'onore di avere qui l'attore Tony Palma. Life. Grazie Marco dell'invito, grazie a tutti i partecipanti, insomma è un onore di essere al Festival di Salerno, quindi auguri a tutti. Poi abbiamo colui che ha dedicato un murales sul Vesuvio, sulla città di Somma Vesuviana, l'avvocato Crescenzo Romano. Buongiorno, grazie a tutti per essere presenti a questo festival. Speriamo ovviamente bene anche per il finale, si spera. Grazie a tutti, prego. E poi abbiamo Maria Antonietta. Ciao Ecco che anche lei ha svolto un ruolo nell'opera. Noi qui oggi abbiamo vissuto anche delle belle emozioni perché abbiamo avuto modo di portare le culture della mia amata città. Io sono di Somma Vesuviana, sono nata a Somma Vesuviana e ho ancora la fortuna di viverci. E per me in questo periodo, come per tutti, penso che l'unica cosa che sia stata veramente molto forte a farci andare avanti è stata la fede. E in un periodo che abbiamo passato molto, molto particolare, ecco, parlo del periodo pandemico. Quindi noi abbiamo portato la tematica culture, fede, tradizioni, ma la più, diciamo, quella che voglio che vada veramente apprezzata è la fede, per quanto noi cittadini di Somma Vesuviana, attraverso la fede, con la musica, il beneficio della musica, il beneficio dell'arte, ecco, con la campagna, con tutto quello che ci circonda, come abbiamo potuto, diciamo, superare questi momenti, ma con l'amore, la prima cosa con l'amore universale, perché tutti quelli che hanno partecipato con il cuore, ma non solo, perché Marco Zollo qui, che ha recitato nel ruolo di mio fratello, attraverso proprio la fede ha ritrovato la salute. Quindi un breve racconto di questa tua parte Sì, come avete visto, ho fatto anche il braccio nel documentario, ho fatto dialisi e sono stato molto miracolato e grazie a Brunella che mi ha riscattato attraverso l'opera My Life e grazie a tutto il cast e voglio ringraziare infine anche gli attori, Massimo Boldi che ha fatto una bellissima scena, Maxi Cavallari, straordinaria scena che ha fatto un grande finale, che mi sono emozionato, Tony Palma e tanti altri. E io e Brunella abbiamo saputo scegliere un buon cast, bravi attori, veramente sono stati bravissimi. Un'emozione la vogliamo far raccontare anche da Tony Palma, che noi ci siamo conosciuti attraverso il web e poi da lì abbiamo cercato di coinvolgerlo sia io che Marco. Quindi una breve emozione, Tony. In realtà direi che senza poterlo immaginare, sono stato io che ho iniziato questa avventura perché conobbi Brunella attraverso il web, quel periodo pandemico, e quindi tutti noi attori abbiamo lavorato solo in quel particolare mondo appunto del web. E da lì poi facendo delle interviste, insomma, Brunella ha conosciuto Marco e guarda caso, destino voleva che fosse doveva nascere questa opera che ha ha messo insieme tutto, spiritualità, artisticità e tutto, insomma, quindi grazie anche agli altri colleghi pure più importanti di me che hanno partecipato e hanno reso pure più importante il progetto, quindi auguri a Marco che è stato bravo a intuire questa cosa, insomma. Bellissimo,
Ok, vogliamo salutare. Salutiamo tutti la città di Somma Vesuviana, il sindaco, l'assessore alle culture, il sindaco Salvatore Di Sarro e tutti coloro che partecipano e ci accolgono con entusiasmo. Grazie, ciao. Ciao a tutti.